Presidente. La legge del 6 del 9 gennaio 2004 nasce, come è stato ricordato da altri colleghi, come a seguito della legge 80, e nasce proprio per portare delle modifiche in materia di interdizione e inabilitazione del piano mentale. Il nostro ordinamento prevedeva solamente queste due forme di tutela. Gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione tolgono, perché c'è ancora l'istituto dell'interdizione, tutti i diritti, toglie tutto in cambio di protezione. Mentre era necessario che ci fosse uno strumento di protezione e tutela, che è previsto nel nostro ordinamento, per tutte quelle persone che del tutto o in parte non sono in grado di autodeterminarsi, ma sono in difficoltà temporanea o permanente nella gestione del quotidiano. Quindi la legge del 2004 non toglie diritti alla persona, ma aiuta la persona ad esercitare i propri diritti. L'amministratore di sostegno non si sostituisce al soggetto in grave difficoltà nel gestire i propri interessi, ma si pone in relazione d'aiuto quasi fosse un amico, valorizzando il ruolo centrale della persona che va salvaguardata sempre con il massimo rispetto, senza annullarne l'identità, ma potenziando le risorse ancora presenti. L'interdizione rimane, ma è un istituto residuale, ha detto il giudice. Per attivare la procedura dell'amministrazione di sostegno non è necessario avvalersi, a differenza dell'interdizione, dell'assistenza di un avvocato, data la natura del procedimento di volontaria giurisdizione del soggetto. Tale figura si rivolge alla persona che, per effetto di un'infermità, ovvero di una menomazione fisica e psichica, e qui c'è, cito esattamente la legge, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Il procedimento ha inizio con ricorso presso il giudice tutelare del luogo di residenza, ricorso proposto o dallo stesso soggetto beneficiario, o dal coniuge, da persona stabilmente convivente, o da parenti affini, così recita la legge, dal tutore o curatore, o dai servizi sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza alla persona. Servizi sociali, cito, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Prima di assumere ogni decisione, il giudice tutelare deve sentire la persona a cui il procedimento si riferisce, avendo l'obbligo di tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Quindi c'è una conoscenza da parte del giudice tutelare della persona che ha bisogno di aiuto. La figura dell'amministratore può essere indicata dallo stesso beneficiario, oppure la legge prevede che la legge prevede anche la possibilità che, in base ad una futura ipotetica infermità, uno possa già designare il proprio amministratore di sostegno. E mentre guardavo su internet, preparavo questo intervento, ho visto che ci sono delle cose rispetto alla cultura, rispetto all'eutanasia, c'è stato un caso. Il decreto di nomina quindi viene emesso dal giudice e deve essere emesso entro 30 giorni dalla richiesta. È stato interessante l'incontro con il giudice Manzoni, il quale ha detto che a me sono sembrati molto sensibili a questa problematica, che nel tribunale di San Vito e da quanto ho capito anche quello di Pordenone riescono a rispettare il tempo dei 60 giorni per la nomina, no, dei 30 giorni, scusate, per la nomina dell'amministratore di sostegno. Quindi avere una situazione efficace ed efficiente porta anche un aiuto alla famiglia, perché la nomina viene fatta in tempi brevi. Dunque il giudice sceglie l'amministratore, designa l'amministratore di sostegno ed è il decreto immediatamente esecutivo, e nel decreto sono indicati anche i poteri e i limiti dell'attività dell'amministratore, anche i tempi che possono essere per un periodo per 10 anni. Il decreto comunque può essere modificato, sospeso dal giudice in ogni momento. L'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo tempestivamente in ordine agli atti da compiere. Quindi lo spirito della legge, ci hanno detto i giudici, viene definito in questo modo: l'amministratore di sostegno deve prima curare
la persona e poi la situazione familiare. Addirittura hanno detto che per loro esperienza il rapporto che i beneficiari hanno con l'amministratore di sostegno ha migliorato anche la situazione della persona in difficoltà. Anche se la legge non è nata pensando alle persone anziane, perché di fatto non è nata pensando alle persone anziane, la formula indicata dalla legge stessa per definire i presupposti soggettivi necessari all'istituzione della misura protettiva ha un'ampiezza ed elasticità tali da consentire di comprendervi a date condizioni anche le persone anziane. I giudici ci hanno detto che le persone con Alzheimer, l'età ovviamente che avanza sempre, hanno aumentato le richieste degli amministratori di sostegno anche per questa fascia, per gli anziani, anche se la legge non è stata fatta solo per gli anziani, anzi forse è stata fatta. L'approvazione della questa delibera ci porta a dei provvedimenti che sono finalizzati ad implementare e facilitare l'istituto dell'amministratore di sostegno. Dunque, l'istituzione dell'albero comunale degli amministratori di sostegno, con il necessario sostegno alle associazioni che si propongono di promuovere l'iscrizione all'albero di sostegno. E la formazione, è già stato detto da moltissime mie colleghe, che le persone devono essere formate attraverso appositi percorsi. E le persone che avranno a fare gli amministratori di sostegno, completamente un servizio completamente gratuito, saranno supportate, devono essere supportate, hanno detto i giudici, con l'apertura di uno sportello nella sede del tribunale gestito dagli stessi volontari. L'ente locale, quindi comune, sostiene le associazioni che sono la base per il reclutamento e l'organizzazione dei volontari e predispone lo spazio nel tribunale di Avento. Il tribunale ha già individuato uno spazio della piano terra che il giudici si dicevano che l'istituzione dell'albo comunale in qualche modo rende autorevole in quanto ente locale la scelta degli amministratori di sostegno ed è importante specialmente per le persone sole, come hanno già detto i miei colleghi, in situazioni di grave difficoltà relazionale all'interno della propria famiglia. Le domande sembra siano in continuo aumento ed ecco perché è necessario anche lo sportello che orienti e l'istituzione dell'albo deve tener conto non solo della quantità ma anche della qualità della relazione, quindi i volontari devono essere formati sia sul piano relazionale che sul piano economico amministrativo. Da quanto abbiamo capito, più ampio è l'albo comunale degli amministratori di sostegno, più facile sarà per il giudice individuare la persona giusta che possa lavorare con la persona, con quella determinata persona in difficoltà. Io credo che questa sia una delibera importante e spero che il Comune dia tutto il sostegno necessario affinché ci siano queste sinergie, anche questo rapporto tra il giudice, i servizi sociali, il giudice locale, perché io credo che l'unico modo per gestire la complessità, di cui si parla molto, sia proprio il lavoro di rete. Grazie.